Salve a tutti, Watchikabari, e benvenuti nel settimo episodio di FNAF World. Eh sì, ho sbloccato gli ultimi personaggi. Mamma mia, le ore che ho passato su questo gioco per prenderli. Ma do i combattimenti che ho affrontato, mamma mia. Mi dispiace tantissimo che non ho fatto vedere appunto gli scontri. Peccato, sì, però adesso ho tutti i personaggi tranne questi che sono della Halloween Edition, infatti. Ora, vi dico subito che ho comprato altri bytes aiutanti dalla cara Lolbit. Appunto, ho preso questo, per esempio. Cioè, mi manca solamente il terzo di questi e la bomba che costa tipo un casino enorme. Quindi vedremo un po' dopo se riesco a prenderla, ok? E quindi, gente, adesso io ho 2802 monete. Allora, prima di andare a battere il boss, cioè Security, vado a vedere un attimo quanto costa appunto quella specie di bytes, solo per vedere. Però no, facciamola. Ok, raga, allora sono qua dalla Lolbit, questa qua di questa caverna. E beh, compriamo il block 50, dai. Ora mi manca solamente l'unico bytes, che è quella della bomba che costa tipo 9.999 monete. È una roba pazzesca, direi. Mettiamo l'occhio rosso, poi la morte rossa, dai. Ora è arrivato il momento di andare ad affrontare il security. Andiamo ad affrontare il gufo maledetto. Ma prima, ragazzi, la squadra è formata da Fredbear, Spring Bonnie, Nightmare Fredbear, Nightmare, Funtime Foxy, Crying Child, Springtrap e Withered Freddy, dai. Così almeno lo vediamo un po' in azione. Ok, siamo pronti, dai. Io, raga, sono carico. Ragazzi, andiamo. Go! Ecco qua il boss finale della modalità normale. Ragazzi, andiamo. Springlocks. Attenzione, ragazzi, attenzione. Facciamo molta attenzione. Megabyte. Vai. Cosmic Song. Veloci, veloci. Gift boxes. Springlocks. Dai forza, dai. Sto gufo maledetto. Dobbiamo recuperare energia. Nessuno deve morire. Attenzione a questo attacco. Epigem 2. E vai, raga. Perfetto. Benissimo, benissimo. Maledetto gufo robotico, beccati questo morso. Gift boxes, anche se non serviva, vabbè. Vai, forza, forza. Esc key. Che almeno è una mossa abbastanza forte, dai. Dai, forza, dai, forza. Freddles, attacchiamo. Abbiamo anche il Freddles Fury con noi, che almeno fa un pochino di danni, diciamo. Ok, forza, 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 attenzione, raga. Cosmic Song, veloci, veloci. Power Song, recuperiamo vita. Springlocks. Microfono, inutile. Springlocks di nuovo. Toxic Bite. Mimic Ball, dai. Così almeno Virtua Freddy. No! Porca Eva! No, ragazzi, ci serve Gift Boxes. Perfetto, ragazzi. Nightmare Fredbear è tornato. Molto, molto bene, raga. Molto, molto bene. Dannazione, raga, dannazione, dai, forza. Cosmic Song, veloci, veloci. Morto! E ce l'abbiamo fatta, ragazzi. E vai, 5.000 punti di esperienza e 250 monete. E leveliamo alla grande. Mamma mia, che roba. Siamo i campioni, 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 cavolo, campioni. Bene, ragazzi, adesso entriamo dentro questa tenda rossa. C'è lo schermo nero. Ok, congratulazioni. Hai battuto un mostro immaginario in un gioco immaginario, senza rischi, ok? Probabilmente sì, abbiamo
appunto, questa è la difficoltà più facile. Quindi, bel lavoro. Io sto qui a controllarti. Cioè, veramente c'è uno che mi sta scrivendo e mi sta dicendo che mi sta controllando e bla bla bla. Praticamente abbiamo finito il gioco nella modalità normale, infatti. Grazie per aver giocato. Ecco. Fine. E adesso, raga, anche se premete invio o premete altri pulsanti, non succede niente. Quindi dovete per forza chiudere il gioco. Ok, raga. Allora, sono tornato qua nel menu principale. E dopo che avete sconfitto Security, appunto, sbloccate il suo trofeo. Tema, ragazzi, perché adesso devo assolutamente prendere le ultime monete per sbloccare quel dannatissimo oggetto schifoso. Allora, ragazzi, vediamo un po'. Faccio alcuni combattimenti. Provo a arrivare a tipo a 9.999 monete. Ci provo, raga. Io ci provo, raga. Cioè, almeno ho praticamente un metodo per comprarlo. Praticamente quello di andare nel mondo o della Pinwheel Funhouse. Oppure nel mondo quello negativo distorto, che lì i combattimenti ti fanno guadagnare tantissimo. Quindi, ragazzi, io ci provo, infatti. Direi di andare nel mondo distorto. Per andarci, andiamo qua. Quindi faccio praticamente un attimo solo per controllare quanto costa la bomba. Ah, ok, 4.999. Devo arrivare a 5.000. Va bene, va bene, va bene, ho capito. Urr. Madosca, raga. Madosca davvero. Siamo già a 1356, quindi c'è ancora un po' di strada da fare, infatti. Maledizione, maledizione davvero. Praticamente in questa parte qua, appunto questo qua, siamo nel mondo strano. Sono riuscito a battere questi personaggi strani, che praticamente sono la fusione di alcuni mostri, infatti. Se non erro, questa qua è la fusione tra i Graveward e i Box Byte del mondo 5 e del mondo 3. Ecco qua, 48. Perfetto. Ma ragazzi, adesso vediamo, comunque i boss non ti danno niente di soldi. Ma in realtà potrei ogni volta affrontare sempre Security, che almeno lui ti dà un bordello di monete, infatti. Ok. No, Withered Freddy è morto. Siamo già a 1542. Allora, sentite, questo è tutto per questo settimo episodio di FNAF World. Lo so che è durato poco, però il mio intento era quello appunto di sconfiggere Security. E comunque io vi do un consiglio, se volete prendere l'ultimo bytes, se forse è la bomba, ecco, vi consiglio di battere sempre il gufo robotico perché vi dà un casino di monete, così almeno potete andare tanto avanti. Quindi gente, questo è tutto per questo video. Praticamente, vi dico una cosa, che nei prossimi episodi vi farò vedere, diciamo, i segreti, alcune cose misteriose, non lo so, io proverò, ragazzi, a sbloccare degli altri trofei, per esempio. Quindi basta. E ciao ciao, raga. Uehe, Fredbear.